Ciao. Permesso, scusate. Permesso. Paradosso. Io non posso essere da mesi che cucina scusatemi davvero. Questi diari, alcuni storici ne hanno negato l'autenticità, ultimamente anche il Corriere della Sera che è intervenuto per dire che si tratta di diari che già nel 90 in un giornale come La Provincia, e in particolare porrà delle domande. Io però, siccome come tutti i moderatori devo avere soltanto il compito di consentire lo svolgimento di questa serata, dico semplicemente che ci sarà un'introduzione di Antonio Marino, porrà delle domande al senatore Dell'Utri, il senatore Dell'Utri leggerà delle pagine, ha anche promesso che leggerà delle pagine del 42, diciamo l'acquisizione dell'agenda del 42 è stata annunciata in anteprima sul Corriere della Sera, e devo dire anche che dopo questi, diciamo così, due interventi di Marino, le domande e del senatore Dell'Utri che avrà letto, ci sarà lo spazio per le domande. Io ovviamente dico già da ora che le domande devono essere brevi e pertinenti, perché altrimenti non è possibile soddisfare delle lunghe richieste o delle disquisizioni. Chiaramente dovremmo bloccare quelle domande che si trasformano in comizio o altro, non perché questa non sia la sede del comizio, ma perché la manifestazione deve un po' soddisfare tutti con quello. Ma è sempre giusto ascoltare uno che è stato condannato per 7 anni? Ecco, questo è... questa serata si risolvesse in una specie di... Allora vi chiedo per favore... Ma se non vuole ascoltare, io faccio il mio lavoro, non vedo perché non avevo con gli anni nel moderare un dibattito. Signore, io faccio il mio lavoro è quello di moderare, io modero un dibattito che è pubblico. Se lei... pazienza, se io modero un dibattito dove ci sono dei documenti e non ho avuto nessuna vergogna a moderare degli altri dibattiti con Capanna e con altri, di cui sono amico, non vedo perché pazienza. Cioè io sto moderando un dibattito, non sto discutendo né di una riforma. Di Mussolini, eventualmente chiedete a Parolario un dibattito per un altro argomento, e quel dibattito, se volete, si farà. Allora, io direi, tutto sommato, dal momento che la riunione di questa sera, il dibattito di questa sera è dedicato ai veri o ai presunti diari di Mussolini. Non so chi siano, certamente, voglio dire, non sono pertinenti al dibattito queste urla, abbiate pazienza. In altre occasioni io posso anche approvarle, questa sera mi spiace ma non sono d'accordo.
dal momento che mi sembra si siano chiariti alcuni aspetti, del resto il dibattito ha anche questo, io ho raccolto anche il vostro foglio, lo leggerò in un secondo tempo, però ripeto, io sono qua per moderare un dibattito, non posso entrare nei meriti di una questione e vorrei anche a mia volta capire qualcosa di più dei diari di Mussolini. Allora, stabilito questo, che non è un'apologia, che non è un attentato alla Costituzione, che nessuno vuol parlare male di qualcosa, si può soltanto guardare la natura di un documento, io lascerei la parola ad Antonio Marino, che di questi documenti ne ha studiato. Io vorrei cominciare il dibattito, se è possibile. Dopodiché contesterete, abbiate pazienza. Abbiate pazienza. Se c'è possibile, posso lasciare la parola ad Antonio Marino? Posso lasciare il... Allora, io comincio, scusate ma, io ricordo, scusate, mi sembra di capire che c'è qualche dissenso, ne prendiamo atto, tuttavia io credo che prima che noi ci alziamo e ce ne andiamo via, voi dobbiate valutare la portata di questo atto. Se dobbiamo alzarci e andarcene via, significa che voi ci impedite di parlare. Io non credo che convenga a nessuno questo, soprattutto a della gente che sta difendendo la Costituzione. Allora difendetela sul serio, difendete l'articolo 21 lasciandomi parlare. Lasciandomi parlare. Se viceversa continuate in questo atteggiamento, io non ho nessun problema, mi alzo e me ne vado. Non credo che mi convenga. Allora, se dobbiamo alzarcene e andarcene, date un'importanza estrema ai ideali di Mussolini. C'è la libertà, non dobbiamo aver paura, forza. Io non ho paura, e il problema è che si possa parlare, perché nessuno può ascoltare qualcosa. Allora, a un certo punto, scusate, allora se possiamo cominciare. Domani tutti i giornali scriveranno che il Como non è stato possibile. Una reazione così violenta. Le stanno
stanno impedendo di parlare. Ma no, non deve andare via. Senatore, Sidi Morale. Sidi Morale, non è. Perché quel gruppo dei comunisti. Nessuno che li butti fuori, io non ce l'ho con quelli che contestano, ce l'ho con quelli che stanno in silenzio, che dovrebbero dire fuori di qua, ci sono migliaia di persone, noi dobbiamo parlare. Un autogol per chi si sta lamentando contro di lei adesso, un clamoroso autogol. Non c'è tanto commento da fare, insomma, mi sembra, se questo è il clima che vogliono creare, povero paese nostro, altro che... Io non ho nessun problema, quindi sono qua. No, stia tranquillo che siamo tutti con lei. Lo so, ma... Non c'è il polizia. Fai d'altra parte, non puoi neanche arrestarli, no? E allora... No, è la libertà che c'è, facciamo quel casino qua. Scusi Marcello, si può avere...